Carrotto, sempre superstar a nord. Maurizio Pessato, amministratore delegato della società SVG, ha rilevato un sondaggio che assegna alla Lega Nord tra il 30 e il 32% in Veneto. Primo partito davanti al Popolo delle Libertà, un dato che proietta il Carroccio a livello nazionale tra il 10 e l'11%, più di 2 punti sopra il risultato delle elezioni politiche. In Veneto la Lega è particolarmente vivace, bisogna vedere che cosa accade nelle altre regioni, afferma Pessato, ma certamente il movimento guidato da Umberto Bossi in questo momento vale almeno un paio di punti in più rispetto alle politiche di aprile, tra il 10 e l'11%. Poi bisognerà vedere nel lungo tempo che cosa accadrà. Il Carroccio, come Di Pietro l'opposizione, incarna posizioni più nette e raccoglie la protesta. Ad esempio ha posizioni molto precise e chiare sulla sicurezza e sull'immigrazione. Nel tempo si dovrà capire se tiene questo trend con l'azione di governo. Bisognerà vedere se il Popolo delle Libertà riuscirà a riassumere un maggiore protagonismo. Non solo Padania, però, la Lega resta un movimento fortemente territoriale, legato al nord, ma ci sono istanze che propone in questa fase che possono andare oltre il nord e arrivare anche nell'area centrale dell'Italia. Sui temi di fondo del Carroccio possono esserci buoni risultati anche in Toscana, Marche ed Umbria.